Via! Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto in compagnia di Mattia Tedesco. Ciao che a tutti. Ci parlerà di suoni 80s, quindi clean, crunch, lead, sempre col chorus acceso. Con le spalline, le spalline e la permanente. Perfetto. Esatto, quella cosa lì. E allora, siamo andati su strumentimusicali.net, abbiamo composto una pedaliera che poi vi andiamo a spiegare mano a mano, non sto a dirvi cosa abbiamo preso, eccetera, eccetera. Mano a mano che accendiamo i vari pedali, vi diciamo poi cos'è che stiamo utilizzando. In ogni caso, li trovate sempre linkati in descrizione. Direi bando alle ciance. Una domanda, dove devo guardare? Lì o lì? Quella là. Ok, è perfetto. Una c'è. Questa sì, sarà sì. Seconda, stai registrando? Sì. Terza, tutto a posto. Hai pagato la bolletta che l'ultima volta sono venuto giù le luci? Sì. Ok. Sì. E la quarta, che devo dire io, non è un tutorial su come fare i suoni anni 80 in maniera definitiva. Sì. Ecco, diciamo che è un gioco. Mi sembra pensato a giocare un po' io e sì. Alex con questi carrelli di dire portiamoci in giro una cosa piccola che può stare in un trolley magari, sì. Anche fare un viaggettino, però con un significato, un qualcosa, in questo caso sono gli anni 80, insomma sì. Andiamo a estrapolare un po' la filosofia, ecco, okay. Un po' la filosofia. Anche perché ecco. Se volete fare gli anni 80 vi servono 3 amplificatori, 12 casse, 14 rack. Tutto in stereo chiaramente, i rack erano ingombranti, infatti uno pensa agli anni 80 e pensa a quelle strumentazioni mastodontiche, è chiaro che con 5 pedali esatto, cioè, non si può fare. Che si può usare. Esatto, ecco. Però ci si può andare vicino e comunque ci si può divertire. Ok. No? Con poche cose sotto i piedi. Ok, l'idea è proprio quella, poca roba, giusta, partendo dalla chitarra e andando sui pedali. Quindi esatto. Sigla e poi vi spieghiamo tutto, meglio, vi spiega tutto. Come sempre, se vi va potete iscrivervi al canale e tra l'altro in descrizione trovate anche il link a Vibly, trovate Mattia con le sue lezioni, c'è una prova gratuita se ancora non l'avete provato, insomma c'è tutto in descrizione. Non solo io ci sono, no, ce ne sono, Luigi Giorgio Secco, Michi Quaini, insomma ce ne sono più di 30, Eugenio Giuvazza, Cattini, tutti. Giuvazza, insomma c'è tantissimi insegnanti bravissimi, li trovate tutti appunto in un unico piano, in un unico abbonamento in Vibly, link in descrizione. Detto questo, allora da dove partiamo, Matti Puliti? L'hai detto tu, dalla chitarra. Sì, dalla chitarra. Comunque, okay. Dalla chitarra. Come vedete è una Fender Stratocaster, anche questa l'abbiamo incarrellata su strumenti musicali, non è mia personale questa, devo dire un ottimo strumento, molto bilanciato, ben regolato, ed è una Stratocaster che ho chiesto di prendere proprio nella versione HSS. Non perché io sia un grande fan di questa configurazione di pick-up, ma perché stiamo parlando un po' degli anni 80, comunque anche a livello visivo la facevano comunque da padrona quelle definite super strat o comunque delle Stratocaster, certo. Con una modifica sostanziale, quella di inserire un humbucker al posto del single coil. Poi tra Floyd Rose e altro dovremmo entrare in un altro territorio. Sì, ok. Questa l'ho vista, ho detto ok, il colore poi mi piaceva tantissimo, bianca, ho sempre adorato le chitarre bianche, nonostante non ne possegga neanche una, ma mi piacciono tanto le chitarre bianche, e qui ho detto ma sì, almeno con questo humbucker si riesce anche a splittare per fare proprio i suoni clean, sì. Che siamo quelli che magari possiamo anche iniziare okay, a sentire. Suono o spiego prima che cosa c'è? Vai col suonato, poi glielo vediamo spieghiamo. Vediamo un po', vai. Cosa ci può essere dentro questo suono clean negli anni 80, non è difficile questa, Classico suono è lui. Proprio anni 80, forse per qualcuno né cane né pesce, perché è proprio clean, 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 abbastanza secchetto, insomma, con quella puntina lì, però è un buon modo, un buon punto di partenza per poter parlare poi della composizione di questo suono. Non abbiamo ancora parlato dell'ampli, però, no. Nel quale ampli, noi siamo. Allora, in questo momento siamo nel mio JCM, un Marshall, dietro, tenuto praticamente clean. Sì. Va bene qualunque Marshall di sicuro, la serie Origin, che costa anche relativamente poco per essere un valvolare, esatto. Va bene. Qualunque ampli, un po' rocchettaro, raga, sapete, cioè usate quello che preferite. Esatto, esatto. Comunque il clean del Marshall non è proprio storico per questo motivo, infatti non è proprio corposo come magari un Fender, no, certo. Un pochino di fill, però questo c'è, ma è meglio ancora, in modo tale da
poter dire anche con delle cose che non nascono per si può comunque certo. Portare a casa un ottimo risultato. Cioè, un amp sicuramente che nasce più per le distorsioni grosse. Assolutamente. Però stiamo utilizzando una serie di pedali, in questo momento vedo acceso il compressore, il chorus, il delay, il riverbero, quindi praticamente quasi tutti i pedali che abbiamo sotto i piedi. Compressore Compressore cosa fa? Comprime. Giustamente comprime. In questo caso il compressore è un Boss, un CS3 classico, quello che si trova anche in farmacia, c'è ovunque il CS3. Sì. Ho scelto proprio questo comp per questo motivo, perché è ovunque ed è comunque un compressore che suona molto, ha proprio una sua caratteristica di frequenze proprio, mm-hmm. No? Che molti dicono che rovini il suono. Adesso è acceso. Da spegnere, come tutto, a parte più basso, sì. Comunque il volume, potrei anche andare a matchare le due cose. Ecco. Però si compatta molto, sì. Se vuoi anche un po' troppo, ha questo, mm-hmm. questa sorta di risucchio, no? del sound, e il controllo tone del CS3 comunque è mitologico, perché riesci proprio essere molto più bright, anche magari in una situazione di ampli un po' più scura, certo. Magari se non fosse un Marshall che è già un po' più acidino, certo. già di natura. Però il CS3 è un compressore che per me non è né trasparente né altro, cioè proprio lo senti quando lo accendi, e per quanto mi riguarda è la sua caratteristica bella. Certo. Insomma, fatto di... E comunque anche un compressore, qua aggiungo un pensiero mio, ne parlavo con Huawei, mm-hmm. che tu conosci, mm-hmm. un mio amico, sì. che c'è anche in qualche video vecchio. Comunque, dicevamo, se quel suono lì l'hanno usato in tanti, un po' ce l'hai nelle orecchie e diventa un suono giusto. Esatto, cioè, esatto. È un po' così. Cioè... Possiamo anche fare la parentesi del Boss DS1, dell'SD1, certo. o dello stesso Marshall GSM800. Quando poi fai un giro e ti attacchi a quello, dici... Bello, ma perché lo riconosci? Certo. Perché nella tua memoria discografica che hai in testa, sicuramente uno degli ampli più registrati. E il Boss CS3 è uno dei compressori più usati, ma parliamo anche, cioè, tempi recenti, per me il CS3 è legato in maniera proprio con la colla, quella è, a due grandi chitarristi. Uno è Steph Burns, sì. e l'altro è Massimo Varini. Certo. Che comunque da una parte abbiamo comunque un chitarrero americano, e dall'altra comunque uno dei miei mentori, cioè mm-hmm. fondamentalmente io faccio questo mestiere perché certo. c'è stato Massimo certo. comunque, e l'ho sempre visto nelle loro board, quindi un motivo c'è. Sì, Massimo è super fan del conoscitore di compressori, però mi ricordo proprio questa cosa del suo pedaliere che ha sempre avuto comunque il CS3 presente, e siccome il mio lavoro è fare dischi, mi fido, certo. no? Dire, beh, allora sì, vuol sì. dire funziona. Che funziona, e ha proprio questa caratteristica di... Tutto bello compatto, cioè da quasi compatto. L'effetto della, passami sta cosa, della distorsione, nel senso di avere tutto lì, però sei impulito. La distorsione chiaramente cambia l'onda, certo, nel sì, senso sì, che sì. La squadra, e quindi... Però come... comunque anche quella comprima in un certo senso, quindi, cioè l'idea è... Come quando tiri l'ampli, sì. al punto in cui entra in gioco la compressione, quella certo. un po' più romantica delle certo. valvole, ok? In questo caso invece lui sta proprio rovinando il suono, lo compatta, e qui si può aprire anche una mezza parentesi, occhio, perché... Uno poi si può anche abituare a suonare con questo sempre acceso, che non ci sarebbe nulla di male. Il problema è che ammazza chiaramente tutto ciò che tu puoi avere in testa di dinamico che vuoi realizzare sullo certo. strumento. Quindi è un po', a volte diventa un po' una scorciatoia il compressore per arrivare a un risultato magari di note legate. Da altre parti invece giustamente è ci un po'... Ci sta, assolutamente. Adesso mi ricordo quel chitarrista, era tipo Stanley Jordan. È chiaro che senza compressore, bravissimo. Ma faceva parte del sound. Quindi il compressore, occhio, può essere un'arma a doppio taglio. Noi stiamo trattando degli anni 80, quindi è obbligatorio per legge comunque avere il compressore. Sì. Anche e soprattutto per tutta la parte degli accordi, magari suonati con lo swell, quindi con un pedale del volume, in modo tale da ottenere un sustain. eccetera. Okay. Quindi non è solo reverberi e delay che allungano il suono, ma di base il suono di partenza già quello dura, certo. quindi questo va a creare molto quel tipo di sonorità. Poi chorus, delay, riverberi, chorus, vabbè, che sappiamo tutti, adesso stiamo usando quello derivato dal Juno sostanzialmente, esatto. della TC. È pazzesca questa cosa, perché per chi non lo conoscesse, il Juno 60
è stata una tastiera proprio. Adesso non so se posso permettermi di chiamarlo synth, perché sì, anche lì poi bisogna stare attenti a come chiamare una tastiera, un tastierone. Una pianola. Esatto, la pianola degli anni Ottanta. E cosa c'entra questo con un pedale da chitarra? Fondamentalmente uno potrebbe dire niente, ma in quella tastiera c'era proprio dentro un multi-effetto che faceva il chorus senza controlli, on, off, di due modalità diverse. Sì. Quindi meno e più. Il bottone, sì, dell'uno e schiacci il bottone del due. Sì. E volendo li puoi anche mettere insieme. TC Electronic, evidentemente, magari grazie a contratti o altro, è riuscito ad avere comunque il progetto in mano del Juno 60, a meno che loro stessi non abbiano prodotto il chorus già negli anni 80. Sì. Non mi sono informato, quindi non voglio dire baggianate. Comunque si rifà quello. Baggianate, esatto. E hanno preso il circuito del chorus del Juno e l'hanno spostato semplicemente in un pedale con gli stessi controlli. Glielo fai sentire on off magari, certo, senza pre delay e riverberi, così guarda, è bello chiaro. Senza neanche chorus. Senza chorus? Il suono comunque è sempre compresso. Chorus. Ed è subito Sabrina Salerno. Cioè, ed è subito Sabrina Salerno. È vero. Perché molte volte anche il chorus, ho fatto questo tipo di ritmica perché è normale che il chorus chiama l'arpeggione. No, ci sta, quanti arpeggi hanno fatto col chorus. Ma in questo caso, almeno la modalità 1 sto usando in mono. Uh-huh. Ovviamente in stereo poi diventa comunque una cosa molto, sì, più 80s ancora, come abbiamo già accennato prima. Mi piace questa sorta di leggero doubling, uh-huh, che fa, di stonatura. Ecco, non è tanto una cosa di... Sì, si sente che c'è il chorus, ma si sente come è molto lento, quasi immobile. Stona più che altro, ma non tanto fa questo discorso di onda. E nel settore 80s la chitarrina che ti... la dovevi fare subito, prima del caffè, tra le due, facevi subito quella intanto per chiarire le cose. È lei. È proprio... È lei, quella lì. Bella. Se lo spengo... Sembra simile, mm-hmm, perché lo squack da paperetto ce l'abbiamo con il compressore. Ti butta tutto in quella dimensione lì, senza che poi dopo ti abitui e dici ma è acceso o spento? No, è acceso. Ecco, quello è una sorta di buon chorus per, certo, gli anni 80 per questo tipo di parti. Poi possiamo anche esagerare facendo anche... Tiro del chorus, ma manca quel piccolo, sì, come definirlo, un chorus fantasma, mm-hmm, come i ducked delay, che sono quelli che spuntano fuori quando finisci di suonare, appare il delay. Quando tu fai delle cose sgranate, chiaramente percepisci che c'è qualcosa, ma nell'insieme è una colla anche questa, mm-hmm, che secondo me, cioè va un po' a scaldare anche il, okay, sound. Questo almeno la modalità 1. No. Poi proviamo anche la numero 2, se ne abbiamo il tempo. Vale, proviamo a sentire, sì, intanto sgranato. Questo è già più, è, sì, già più presente. Sentiamo che effetto fa con la ritmichina di prima. Off. Questo è sicuramente una modalità molto più presente, sì, poi ed è bello averle, sì, tutte e due, dipende, non si fare, può scegliere nient'altro, cioè o è on, off, fantastico, uno, due e tutti e due insieme, che proviamo adesso, ecco. Okay. Bello, addirittura però siamo già in territorio più Leslie, è aumentato anche il rate, che sarebbe la velocità, sì, di questo, esatto, è lui, sì, va di lì, incursione negli anni 90, un'incursione negli anni 90, che, sì, comunque Black Hole Sun è un Leslie simulator, certo, quindi un rate molto veloce. Interessante anche questa, sposta un po' il tutto dagli anni 80, però se vogliamo
raggiungere una sorta di conclusione, pulsante 1 è un po' più fantasma, un effetto doubler stile, ovviamente, quei micro pitch shift delle Vintide H3000, macchine molto molto costose, chiaramente, che è difficile da mettere in un pedale. E la modalità 2 è un chorus un po' più alla Purple Rain, l'hai citata tu prima nel nostro backstage, che gli ho chiesto quale fosse per lui quell'arpeggio rappresentativo di quel periodo, e giustamente tu mi hai risposto Purple Rain, che anche il conto corrente di Prince pensa che sia quella cosa. Sì, sì, è quello. Sì, aggiungo una robina. Non bisogna, secondo me, per i suoni anni 80 cercare per forza quei suoni pieni, grossi da chitarrista. Cioè, anzi, cioè spesso erano magari in diretta nel mixer, quindi c'era un compressore, un chorus dritti nel mixer, fine. Sì, quindi vai da un'altra parte proprio col suono. Assolutamente, sì, noi siamo giustamente un po' secchetti oggi a livello proprio di frequenze. Vabbè, adesso non c'era né riverbero. Non c'era né riverbero né nient'altro. Stiamo comunque ascoltando il tutto da dei monitor da studio di registrazione, quindi comunque non abbiamo in questa stanza l'aria, che può anche essere fuorviante. Certo. Avere un cabine e dici wow, perché c'hai la spinta, e poi magari tutto risulta molto brutto. Comunque sì, gli anni 80, tutto molto segato. Segato è un termine che si dice per quanto riguarda le basse frequenze degli vari strumenti, anche perché era l'epoca dei synth. Quindi se tu pensi che ogni brano era lo spazio è quello. Lo spazio è quello, purtroppo. Quindi anche i bassisti stessi hanno avuto delle grandi difficoltà, molto più dei chitarristi in quel periodo lì, che o slepavi o eri licenziato. Comunque tutto a lottare sempre con dei grandi synth. Quindi anche il suono di chitarra era molto più scarno. Se vi capita su YouTube di cercare le ormai note isolated track, che sono queste tracce isolate dei dischi super famosi, renderete conto di come anche un semplice Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, che comunque è uscito nel 1987, le chitarre sono una scatoletta. E uno, se ascoltasse un suono così reale dall'ampli, non lo compri. Certo. Però è quel tipo di sound, perché i mix prevedevano quella cosa, come tante chitarre. Anche di chitarre clean, addirittura questa è già fin troppo sporca, perché siamo in un Marshall un po' acido. Questo tipo di sound sarebbe proprio l'ideale, andare dritto in diretta in un mix, ma non è questa la sede per parlare di questo, perché stiamo comunque facendo un salto negli 80, divertendoci con dei bei pedaletti. Detto questo, mancherebbero dei riverberi, ma io farei così: passiamo a farglieli ascoltare direttamente magari su qualche brano, e ogni volta tu dici, partendo dalla base di cui abbiamo parlato, quindi compressore, chorus e quant'altro, andiamo ad aggiungere delle riverberi all'occorrenza, quindi cubi quanto basta, così tu ci spieghi. Bella la parola aggiungere, perché vuol dire che comunque in questi esempi ci sarà comunque un po' di compressore, un po' di chorus, dei quali comunque abbiamo già parlato. Ecco, quindi andiamo a effettare, a dare un ambiente a una base di suono della quale abbiamo già parlato prima. Chitarrista troppo spesso sottovalutato, Steve Stevens, è dimenticato, poveretto. Qui, in America no, lavora tantissimo, è Steve Stevens, chitarrista tra tutti di Billy Idol, un grande session man rock proprio, americano. Questo chiaramente non era l'esecuzione originale, perfetta, con la tablatura trovata su internet e tutto, ma era un modo comunque per avvicinarmi alla produzione discografica di Billy Idol, dove lui comunque Flash for Fantasy è il pezzo, giusto, Flash for Fantasy si chiama? Penso proprio di sì, potrei dire una stupidata. Spero di sì, lo controlliamo. Lo leggete sopra o sotto. Bravissimo, perfetto, esatto. Ma non so come funziona. La domanda quindi è, era giusta? Era giusta? Ok, va bene, se no ve lo scriviamo comunque il titolo. In questo caso la base era quella di prima, con un delay sugli ottavi puntati alla The Edge, per intenderci, giusto? Ottavo sì, ma non puntato. Ottavo. Ti ho fregato, ti ho detto guarda là e ho messo giù questa cosa, quindi il mio time sul tap tempo, perché è un delay molto interessante questo, che è il rubberneck della DOD, sì, hai il tap tempo. Ok. E quindi io ho tappato
mettendo la suddivisione interna in ottavi, sì. Premo così, ma avendo l'ottava, certo. È... Ta, 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 ta. Ah, è vero, sì. Io ho detto ottavi puntati. Boh, così. Vabbè. Così. Sì. Quindi, ok, lei. Quindi in questo caso io seguo questo... Quindi vado a creare comunque una sorta di ritmica giocando col delay, che è una cosa che Steve Stevens ha fatto veramente, certo. Tanto, ma tanti negli anni Ottanta, non per togliere nulla a Steve Stevens, però negli anni Ottanta si inizia più a avere le macchine in sync, mm-hmm. col BPM del brano, si inizia a registrare molto di più a click, i primi MIDI, le prime cose, quindi tantissimo materiale degli anni Ottanta è perfettamente syncato. Effetti, anche, certo. Anche le modulazioni, anche proprio i tempi di rate delle modulazioni sono molto syncati, era un po' una novità per quell'epoca e quindi comunque il fatto di avere il delay a tempo col brano era una cosa molto importante da mm-hmm. poter ottenere. È chiaro che oggi dici, vabbè, ma... Che ce l'ho? Una volta, no, una volta c'erano le tabelline dei 60.000, che sì, sì, millisecondi sì. All'interno di un minuto da dividere sì, per BPM. Sì. Insomma, si facevano dei mazzi tanti all'epoca per riuscire a mettere i millisecondi giusti, che poi magari le macchine non avevano neanche questi millisecondi. Sì, devi andare tu. E io sono ancora l'Intellifex e se voglio 312 millisecondi o mi accontento di 308, 316. Punto. Certo. Cioè, non posso, non ho il fine tuning di quella cosa. Mm. Quindi il fatto di avere un tap tempo è molto bello perché almeno riesco a seguire perfettamente il BPM del brano senza impazzire con una macchina magari digitale dove devi continuamente entrare all'interno dei parametri, fare store, magari non hai sì, quello è comodissimo. Come, tra l'altro anche il riverbero mega semplice della, super, della Fender. Esatto. Bello. Tre potenziometri, poca roba. Ho detto, proviamo questa cosa della Fender perché hanno spinto tanto anche a livello di pubblicitario di certo. Questi pedali. E ho detto, ma sì, proviamo questo reverbero. È un reverbero con tre controlli molto semplici, sì, quindi un time, che è la lunghezza del reverbero, un dump, che è una bellissima parola, dumping, dampener, che c'era su tante macchine rack, e praticamente quanto vai a chiudere le alte frequenze di questo mm-hmm. reverbero. Il level sarebbe il mix, ovviamente. Certo. Il type sono uno switch a tre posizioni con... dall'alto all, room e play. Ok, questa quindi, è una all bella grande, bella... anni 80, riverberoni ovunque, riverberi sul rullante. E lo switch del tone che sarebbe secondo me a sentirlo è una sorta di taglio sulle basse, basse. Frequenze. Sì, sarà un taglio per evitare che sia sempre tutto molto. Però vedete che alla fine tutte queste sonorità le abbiamo tirate fuori, con cioè due pedali, un compressore, un chorus delay riverbero, ma voglio sì, dire, esatto, cioè mega semplice. Sono cose che tutti voi avete. Infatti il punto è la filosofia che sta dietro, è come dicevamo già. La filosofia, esatto, una sorta di filosofia di quanti ingredienti esatto. servono e si può fare, perché comunque cioè una traccia così ad ascoltarla... A parte la chitarra lievemente scordata, ma... Che poi queste sonorità qua adesso stanno tornando un botto, il chorus acceso sempre, ho visto adesso. Assolutamente, ma soprattutto anche a livello italiano, mm-hmm. citiamo Tommaso Paradiso. Certo, sì sì sì. Poi... Ho sentito molte belle chitarre col chorus. Sì, comunque. Sì, sì sì. Spostandoci invece sì. sul lato distorto. Sul lato distorto, allora, sul lato distorto c'è da fare anche qui due paroline. Siamo tutti in serie come pedali, cioè io entro con la chitarra, accordatore, che vabbè non abbiamo citato, ma sì, vabbè, chiaro, nostra extra, di tutti. Compressore, il pedale distorsore, che possiamo già dirlo, è un Karl Martin Plexiton, è una versione piccola, una volta il Plexiton, e anche io ce l'avevo, mannaggia che l'ho venduto, bello, 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 e hanno fatto una versione diciamo più da viaggio, quindi solamente on-off, level, drive, tone, un mm-hmm. classico overdrive distorsore, quei controlli lì. Poi abbiamo un pedale del volume, che non abbiamo, del quale non abbiamo parlato, ma il pedale del volume mi serve proprio... Attenzione, è messo dopo, il, dopo la distorsione. Dopo la distorsione, perché quello... lo uso come noise gate. Ok, esatto. Fondamentalmente sì. quello, odiando il noise gate per una ragione di dinamica, meglio così perché vado a eliminare... Questo. Io non ho toccato niente, il pedale è ancora acceso, ma... vado a togliere il rumore certo. di fondo, è un'abitudine che ho, ecco, ci sono sì, tanti comunque, modi comunque se lo mettete farlo. Prima della distorsione vi va a modificare la quantità di distorsione esatto. che il pedale tira fuori. Come usare il potenziometro della chitarra, questo se dovessimo metterlo prima. Prima, se invece lo metti dopo come adesso modificherà il volume è finale come fosse un master. È un master volume, e esatto. E l'unica differenza rispetto ai suoni di prima è quella, quindi che adesso andrei... attacchiamo il plexi. Vai. Esatto.
Ho lasciato addirittura tutto acceso senza neanche ricordarmi di spegnere le cose, però potremmo andare in territorio di Simple Mind, tipo Vai. Don't You. Ci sta, sì. È pick up splittato, perché sennò facevano ronza le chitarre in studio, certo. E quindi sì. Quel suono che suona negli anni 80 è per eliminare le varie ronze che c'erano negli studi di registrazione, e semplice plexitone, quindi un suono abbastanza compatto, adesso ve lo faccio sentire proprio senza tutto il circo di Parigi, proprio dry. Non è ingombrante come suono, anche qui tornando al discorso delle basse tagliate. Però se andiamo ad aggiungere anche solo un po' di chorus e basta, '84 subito. Beh, sì. Van Halen. È quella direzione lì, assolutamente sì. Quindi poi, è giusto una scelta così, al volo di un... Sì, considerate poi, se volete andare in direzione Van Halen, magari aumenti la distorsione, sì, cambi la chitarra, tutto un po'. Cioè, chiaro. Ovviamente, questo è una base, però vedete che con questi colori qua si fa un po' di tutto. Io ti chiederei a questo punto... Attenzione, l'ultima cosa, tanto stiamo parlando da 18 sì. ore, non è un problema. Anche lì la scelta del distorsore è stata, tra virgolette, anche obbligata alla scelta per noi di avere un distorsore, perché il JCM800, essendo l'originale, non ha un send and return, quindi abbiamo dovuto cercare di fare un fake di un canale distorto di un amp. Poi è chiaro che se il vostro amplificatore ha due canali, un send and return è più facile, sì, da un certo punto di vista può rimanere tutto. Quindi è un consiglio che si può avere, magari chorus, delay, reverbero nel loop, e fate il channel switching dei due canali. Ecco, quindi non è che dice, però c'ho due canali, boh, ma loro dicono che, boh, dice che no, non è, perché oggi è così, abbiamo, certo. Non ve l'ho chiesto a lui, si può, ce l'hai send and return? No, ok, facciamo tutto in linea, prendiamo un distorsore e tra l'altro il problema qual è? Che se te metti il delay reverberi dentro il GCM800 già con la distorsione alta, quello che succede è che tutto viene distorto, anche il delay reverbero, che è una cosa che non si vuole. E le ripetizioni diventa troppo, sì, troppo bello, ma non è il caso adesso di... Quindi a quel punto bisogna trovare un balance, che abbiamo trovato con il Plexiton, che comunque è figo. Assolutamente sì, bello compatto. Poi è chiaro che se spengo il chorus, attacco un po' di delay, lo metto un po' più basso rispetto a prima, anche faccio anche un salto indietro con reverbero. Sì. È un sound, però basta accendere il Juno, che siamo nell'87. Pazzesco. Queen, tipo anche One Vision dei Queen. E non vedo Vox, non vedo Brian May, non vedo Treble Booster. È quello di è un concetto, è questa cosa di un finto doubling stonato, e se siete interessati a questo tipo di sound, non c'è da impazzire. Juno della TC Electronic, veramente bello, l'avevo già provato. Sì, io non sono della TC, non rappresento il marchio, non ho endorsement di questo tipo, e dico molto molto bello. Come pure Stellina, sì. Rubberneck della DOD, Analog sì. Delay, è una alternativa molto accessibile al Memory Man della Electro Harmonix. Se non lo conoscete andate a cercare, certo. Ma è quel pedale delay che ha permesso a The Edge di comprare 27 case. Esatto. E tra l'altro questo ha il tap tempo. Ha il tap tempo, sì. Ha delle bellissime funzionalità, guardatevi pure sul sito, andate a cercare in giro tutto, perché solo per spiegare questo servirebbe veramente tanto tempo, perché ci abbiamo giocato bello. Prima un bel coltellino svizzero anche questo. Bello il reverbero della Fender, non si perde troppo nel mix come tanti reverberi economici. E poi del resto il CS3 non devo dire niente, perché non possiamo permetterci di dire niente ai prodotti della Boss, che
ci sono da tantissimi anni, sappiamo il loro successo, e anche il Plexiton come scelta di, ok, da me una roba un po' più marshallosa, magari avete un ampli di stampo Fender, quindi non un Marshall, quindi siete in un'altra provincia, riesce bene a... Io lo usavo così, sul Supersonic all'epoca. Esatto. Sì. Magari gli facciamo sentire un pochino di riffettini sul distorto. Assolutamente che sì, assolutamente sì. Anche clean questo viene molto bene. Fighissimo. Molto molto figo, se non altro. Sì, è quello di base. L'unica, cioè la cosa infinita è la vostra fantasia, perché poi non per dire che gli anni 80 sono tutti uguali, ma ci sono talmente tanti riff che comunque basta veramente quel poco di stonatura e altro che ti riporta lì subito e dici, ma aspetta, ma quindi questo sound però mi ricorda questo, quello e quell'altro. Ma, tra l'altro poi, e di nuovo c'è il discorso di scelte, adesso tra gli altri che ha suonato c'era Eye of the Tiger, che, poi a un certo punto sicuramente non la metteremo per com'era prima, diciamo in montaggio, perché ci siamo bloccati a metà, però mi fa, forse non c'era così tanto chorus, però io adesso ero in ottica anni 80, sì, e sentirla, cioè fagli un attimo, perché sì, si può, funziona. Guarda, ne approfitto, metto l'ottavo puntato, quindi metto il tempo. Sembrano i Pink Floyd. Sì, esatto. Tolgo il chorus. Cattivo. Il chorus ammorbidisce un po', ti fa fare il tamarro, ecco, il chorus ti fa fare il tamarro senza che nessuno se ne accorga. È vero, è vero. Quello perché poi, anche Zakk Wylde, se parliamo di Zakk Wylde tutt'oggi, chorus pre-JCM 800, quello che c'ha lui dietro, insomma, chi lo sa, c'ha tante cose, con tutto tirato a cannone e il chorus che però anche lì, il primo riff. Sono assolutamente capace di farlo, non so perché l'ho fatto, ma è quel sound lì, capito? Certo. Anche tipo No More Tears, anche siamo negli anni 90, comunque anche lì c'è, comunque non dico un abuso, ma una presenza costante dell'effetto di chorus, talmente costante che uno magari non se ne accorge. Mm-hmm. Ecco, infatti... Skid Row. Sì. Primo, sì. C'è una... Sì. Primo, tra, badabomba, sì. Mi ricordo il brano, e parte così, oppure i Clean. Eccolo qua. Tell me where's the end. Ma questo abbraccio, bello, sì, esatto. Stupendo. Ma è quella cosa. Insomma, in parole povere, usate quello che vi pare, ma tenete acceso sto chorus. Esatto, perché non se no abbiamo parlato di Prince, un po' anche Nile Rodgers, se vuoi, anche se non l'abbiamo citato, sì. Con Dublin. Poi c'è Zakk Wylde, gli Skid Row, ci sono magari i Toto, cioè Steve, cioè quindi Steve Lukather.
È tutto quel periodo lì, però ognuno si è fatto la sua storia, la sua strada, però e quello che c'era era questo. Accomunato da. Esatto. Quindi questo è, secondo me, ripeto, l'idea della filosofia che sta dietro. Poi lo declinate a seconda di quello che piace a voi. Assolutamente. Quindi questo è. Assolutamente. Direi che gli abbiamo detto le cose. Beh, io leggo quanto stiamo registrando. È tanto, è molto, è un video lungo, spero che vi sia piaciuto tutto, è un video da guardarsi un attimo sul divano, secondo me, è una cosa che vi potete gustare col tempo anche, magari non una volta sola, però merita perché è un, ripeto, è una visione, non è solo il ti spiego il brano, attacchiamo il codice, no, esatto. È una cosa un po' più dall'alto, che però contestualizza tutto il periodo. Esatto, e riconferma che sono una persona di poche parole, stringata, non si riesce a parlarti. Queste cose. Esatto. Potremmo permetterci anche un sushi, secondo me. Secondo me anche. C'è un sushi qua vicino. Sì, c'è un sushi più in là. Noi ci andiamo a mangiare un sushi con You Can Eat da 9,90€. Ma ecco, okay. Benissimo. E noi ci vediamo poi la prossima settimana con novelli filmini, grazie a strumentimusicali.net che ci ha dato la possibilità di provare tutte queste belle cose e farvi questo tutorial, neanche tutorial, cioè questa super spiegazione filosofica degli anni 80, grazie a Mattia, e il giorno lo teniamo, sì. No, grazie Matti di essere stato con noi e noi grazie ci vediamo al prossimo video, se siete arrivati fino a qua commentate con questa emoji, ricordatevi che c'è Mattia su Vibly, c'è il link in descrizione, a presto e grazie, ciao a tutti.